I heard from Jezebel. She's ready to sneak you in. I knew she'd come through. I'll be right there. Jezebel's plan worked flawlessly, and when the time was right, she made her way to the bowels of the palace. But while she successfully managed to breach the castle walls to let Johnny in, she did not go unnoticed. Put that toy down, Mr. Gat. And why would I do that? Oh, because if you don't, I'll break Jezebel's beautiful neck. She's your daughter. I'll say something kind at her funeral. Drop it. I knew it. It's you. It's always been you. What you talking about? You love her. I really don't. You love her! Ah, Johnny, my boy! I misjudged you! You've shown loyalty by walking into hell. You've shown cunning by robbing me. You've shown brutality by killing my generals. And now you're willing to sacrifice yourself for my daughter. You're the man who should be my son. Defiant to the end. Now listen, boy. You've proven your spirit, but don't presume to push me further. Let him go. Not now, Jezzy. The men are talking. Dad, let him go. Look how you inspire her. She wants to kill me. You bring out the best in her. I'll offer you a deal, Mr. Gat. Marry my daughter, and I'll allow your companion to leave with the president's soul. It's your choice. You know where to find me. The president's soul was within Johnny's grasp. All he had to do was marry Satan's daughter. Dite la verità, non vedevate l'ora, eh? Sono livellato più di quanto ricordavate, infatti sono arrivato finalmente all'ultimo livello, il livello 20. Ho sbloccato tutti i potenziamenti di tutto, sia per quanto riguarda le abilità che troveremo appunto qui. Se ve le riesco a far vedere, Get, non sfracassarti al suolo, cioè i potenziamenti, ho sbloccato proprio tutto. Gli arcani invece stiamo andando adesso a vedere con le missioni principali quali altre ci mancano, ovvero il potere che staremo per sbloccare appunto da Vlad. Inoltre, come avrete visto all'inizio dell'episodio, c'è stato Satana che si è incazzato un pochino, devo dire. Get dovrà assolutamente sposare quindi, purtroppo, la tizia, non so in realtà se con voglia o contro voglia, che cazzo me ne frega, che cazzo guardi, ma baffaculo. Allora, vai a cagare. Perfetto, andiamo a incontrare Vlad e vediamo cosa ci dice. Spero comunque che la storia vi stia interessando, perché a me piace tantissimo questo gioco. Oh, un corridoio lungo e stretto. La cosa è ambigua. Oh, una porta con una mano verde. Cioè da Saints Row 1. Che cazzo. Ma questa è la prigione? No, 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 ragazzi, questa è la prigione. Questa è la prigione dell'inferno. Quindi la prigione dell'inferno è la felicità. Guardate come sono tristi, sono dannati. Oh, Cristo santo, uccidetemi. No, ti rianimo, fratello. Ah, ho lanciato i pupazzi nell'aldilà. Non preoccuparti, fratello, sei qua. Baffanculo, signori, baffanculo. Tu, pezzo di merda, ti odio, dannato pancake al prosciutto. Bene, Get si sta divertendo tanto. Più che altro perché ammazziamo la gente con questa canzone. E anche a me fa divertire. Che bello sodomizzare e squartare le persone. Tu, dannato pennuto che non vola. Na, 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 na. Sta ballando. Ma tu sei scemo! Però che cazzo, se incarri le scale una volta, Get? Ah, non vi ho fatto vedere questa. Questa è la pistola del demonio che, se sparate tanto, a un certo punto si incazza così, a tal punto che comincia a sparare cannoni dalla pistola, e che è una cosa molto utile. Poi abbiamo invece, vabbè, le mitragliette che devo ancora comprare. Questo qui invece dona amore a chiunque spari, e cominciano a ballare amorevolmente verso di me. È pieno di amore! Guardate come balla e canta verso di me! Poi mi chiappa perché si è incazzato, però dettagli. Poi abbiamo la sedia del terrore, anche questa che è una cazzo di super torretta con missili minigun.
e che ovviamente si alza ogni tanto. Poi abbiamo questo qui che risucchia le anime. Questo possiamo risucchiarlo? Dannato pennuto pieno di amore. E poi gli spara attraverso un cannone con super propulsione laser in modo da uccidere tutti. Ovviamente tutti colpi infiniti perché per l'appunto li ho sbloccati con le abilità normali. Questo qui invece è un'altra arma demoniaca. Fa mettere contro i nemici, ovvero se lo spruzzate su uno il nemico attacca il suo altro amico. Quindi yay! Queste qui sarebbero le 7 armi, ovvero i 7 peccati capitali, ovvero gola, ira, accidia, lussuria, superbia e poi ci manca avarizia, se non erro, e l'ultimo che è questo qui che non ricordo che cazzo è, ok, me lo sono dimenticato. La Chikaboom, il Gallows Donger, la poltronalisse fantastica, l'arca dell'alleanza e l'ultima cena, signori, l'ultima cena. Spegniamo questa minnezza, ti prego, non ce la faccio più, Vlad, dacci un calcio. Let us return to my castle. We may plot our next steps in proper surrounds. Ma hanno tutti lo stesso accento qua dentro? Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. Bestow upon you this Stygian. Grazie fratello, dimmi solo come funziona. Sono diventato Super Saiyan, adesso spacchiamo i culi. Ora puoi caricare il tuo corpo di energia arcana. Premi giù per passare all'aura. L'aura ti circonda di un fuoco glaciale e può incendiare anche i demoni infernali. Allora, secondo me è davvero molto molto interessante, però stai zitto. Vai con l'aura. Guarda la bellezza! Possiamo spaccare i culi, quindi sarebbe tipo un buffer. Questa bella cosina che vedrete qua, eccola qua, sono i tomi che io ho preso da tutti praticamente, tranne che da Vlad. Mi manca soltanto uno di Satana e quattro di Vlad che prenderemo fra poco. Quindi sono davvero molto utili perché vi danno tantissimi soldi e tantissima esperienza. Quindi ehi, perché no, anche se l'esperienza ce l'ho al massimo, comunque i soldi sono davvero molto ma molto utili. E a noi non interessa un cazzo di quello che ci dice, quindi andiamo alla prossima missione e andiamo a reclutare le gemelline. Oh, ho potenziato tutto quanto. Ottimo, adesso abbiamo tipo l'aura Super Over 9000 e siamo Goku Super Saiyan leggendario, ma non ci interessa, andiamo a parlare con le gemelle. We're standing in a parking garage. Salve gemelle. I don't like it either, but Centerpool isn't giving us many options. I can't believe they tried to force us out. I can't believe. Sono un po' pixeluse, ma non importa, vero? I think we have bigger problems. I don't think you realize how much I love mimosas. Ma a me non mi avete visto, vero? Sono invisibile per voi, probabilmente. Spacca i culi, Get! Mamma mia, la potenza! Ragazzi, questo potere è fantastico! Praticamente ghiaccia tutti quelli che abbiamo intorno, li uccide e li squarta. Ma che cazzo urli? Sono morti. Ah, no, ok, ce ne sono altri. Don't worry, signorine, ci pensa Get. E vabbè, la madonnina. Adesso c'è un modo per ammazzare i pennuti. Eccoci qua, brucia, bello, brucia, come dice su a sinistra o su a destra. C'è l'ultimo pennuto, va bene. Dove cazzo è andato a finire? Nell'oblio? Ah no, che era un pennuto spiaggiato praticamente. Si trova sotto di noi, neanche sopra. Signora, ci penso io. Penso di essere stato abbastanza esaustivo. È volato facendo la piroetta. Bellissimo. Ha ballato il cocco tutti insieme. Sì. No. Già, ma adesso che ci penso, voglio farvi vedere la mia nuova arma, le mie nuove armi, ovvero la poltrona del terrore. È la mia arma definitiva praticamente, c'è un pezzo di coso che vola. Possiamo mettere la pedata normale, che è appunto quella normale, poi quella del vuoto che risucchia tutto nelle nostre vicinanze e va. Poi c'è quella del sacro, è sacra, non so che cazzo faccia, ma penso che uccida i demoni più velocemente. Yay! I demonietti non sono più solo demonietti, dopo vi spiego. Kiki and Viola wasted no time in doing what they do best. Facilitate the running of businesses. Oh, che bello. However, the De Winter sisters' success did not sit well with other would-be power players in hell. The sisters' operations all came under attack at once, forcing them on the run. Soon the twins found themselves on the receiving end of an offer they couldn't refuse. After all, it was better to own one-fifth of something than to be dead. Diciamo stile, ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. In ogni caso, stavo dicendo, i demonietti non sono semplici demonietti, ma adesso vi faccio vedere. Dopo che avremo imparato questa nuova mossa, cazzo. Che mossa è? Penso carica, giusto? Non ce la fa manco vedere, ce la dà così. Ah, ok, scarica, scarica, sì, è quella lì che dico io. Vabbè, non ci fotte un cazzo, non ci fotte un cazzo, non ci fotte un cazzo. Bene, la scarica sarebbe per l'appunto quando voi prendete una scarica e la lanciate. Bim! È una scarica come tutte le altre. Inoltre abbiamo questo qui, che non è solo semplicemente adesso demonietti come vedrete, perché ne abbiamo anche di più di prima. Ecco qui, c'è una torre che possiamo praticamente mettere per uccidere quelli che passano, tipo torretta. Poi c'è invece l'ultima, che è la mia preferita, che sono invece i golem. Possiamo finalmente creare i nostri golem.
Fratello, andiamo a conquistare il mondo. Batti il 5. Batti il 5. Che stronzo. Prendiamo anche i tomi delle gemelle, già che ci siamo, e andiamo alla prossima missione. Scusi, signor, che cazzo sta facendo? Sta baciando un palo per caso? Beh, sono cose personali. Baffanculo, Dex. 21 volte ucciso, Dex. Minghie. I'm coming, Kiki. You can't make me beg. D'accordo. Suona male, signorina, però That lady's tougher than she looks. D'accordo. Oh, avete rotto i coglioni. Porca puttana, mi hanno tolto il potere. Non ho più il potere. Scendi dalla sedia, Get. Scendi dalla sedia, porca vacca. E mocca mamita. Ah, devo dire che ha funzionato abbastanza male. Riprova ancora. Quello sacro è fantastico, ragazzi, perché il sacro ammazza proprio i demoni. Salva Kiki e quella. Che bel nome però, Kiki. Ok, sembrava che stessi rimando un bestione. Ci sono, non preoccuparti, Kiki. Listen. Dica. About the syndicate trying to kill you. Don't worry about it. Besides, I'm still alive. You died on Earth. I figure that's a wash. Makes sense. Ho tantissime attività che non vi ho fatto vedere, ma proprio perché sono tutte uguali agli altri Saints Row. Direttamente vi faccio vedere invece le missioni principali che stiamo svolgendo appunto attualmente. Invece le missioni secondarie che servono però per arrivare poi alle missioni principali è inutile farvele vedere perché, come tutti gli altri Saints Row, sono uguali, soltanto un po' più modificate, perché appunto siamo all'inferno. Vaffanculo mammita! La poltrona lisse! E la poltrona lisse vince sempre su tutto. Grande poltrona lisse. Ti rianimo, non preoccuparti. Grande Vlad. Sì, lo so. Ma non dirlo a me, cazzo. Sono in poltrona da 3 ore e mi sto squagliando il culo. Evviva, salvataggi completati! La prossima missione che faremo nel prossimo episodio credo sarà lealtà, perché dovremo fare un po' di lealtà, effettivamente. Ogni amico che abbiamo preso ha bisogno di lealtà. Penso faremo prima le lezioni arcane, poi tutte le lealtà e finalmente andremo all'ultimo episodio con il matrimonio a monte. Ovvero, il matrimonio è già iniziato, ed è un evento formale. Indossa qualcosa di elegante, ok? Non mettermi in imbarazzo, dice Dane, perché dobbiamo sposarci appunto con la figlia del diavolo. Oh yeah, Bece Is, non vedo l'ora. Sì. Passo felpato e guadagnato trofeo, cazzo.